Ben ritrovati nella seconda parte del video trasformazione del mio deposito in home gym. Se non avete ancora visto la prima parte, mettete il video in pausa e correte a vederla, trovate il link qua in alto. E se volete altri video a tema home gym, iscrivetevi al canale, commentate e mettete un like. E mi raccomando, non perdetevi la parte finale del video. Dopo aver montato il rack, scarto i dischi che sono riuscito ad ordinare da Decathlon, non con poca difficoltà visto il periodo difficile. Scelgo i pesi gommati rispetto a quelli in ghisa perché sono più belli anche al tatto ed alcuni hanno la presa interna che li rende utilizzabili anche per altri esercizi. Ovviamente rispetto a quelli in ghisa costano un pochino di più. In totale prendo 2 da 20, 2 da 10, 2 da 5, 2 da 2,5 e 4 da 1,25. O comunque anche altri dischi in ghisa. Ah, ho anche preso 2 ganci porta dischi extra per il rack, per distribuire meglio i dischi. Per i recuperi compro un timer / cronometro magnetico che attacco e stacco comodamente ai pali del rack. Mentre per segnare l'allenamento e tenere sott'occhio i progressi attacco l'armadio con l'adesivo Trem, una lavagnetta di dimensioni contenute, dotate di calamite e pennarello. Sia per la lavagnetta che per gli altri prodotti che vedete nel video trovate in descrizione il link delle video recensioni e il link per l'acquisto. E infine fisso al muro uno specchio non a forma di deltoide ma a forma di trapezio. Purtroppo a causa del lockdown non sono ancora riuscito ad acquistare gli specchi per la parete opposta. E adesso il pezzo forte. 186 kg di bancale, direttamente dalla Certosus. Avete già capito cos'è? Avete capito bene, acquisto i manubri esagonali gommati e il relativo rack. Scelgo questi manubri perché nonostante abbia quelli componibili con i dischi, li trovo davvero comodi durante l'allenamento. Infatti non perdo tempo a mettere, infilare il disco, bloccare e posso allenarmi in piramidale prendendo e appoggiando al volo i manubri. Fatemi sapere se volete una video recensione specifica dei manubri del rack. E adesso arriva la parte divertente, si fa per dire. Monto il rack, posiziono le componenti e infine stringo le viti. Il rack è davvero stabile, robusto e ben fatto. Devo dire che calza a pennello nell'angolo della home gym. Non si fosse ancora capito, sono davvero soddisfatto dell'acquisto. I manubri sono a livello visivo fantastici, compatti e, cosa importantissima rispetto a molti altri manubri, non puzzano e non hanno errori di peso. In totale prendo una coppia da 4, 6, 8, 10, 12 e mezzo, 15 e 17 e mezzo. Con una tavola di legno e le squadrette che mi erano avanzate dalla costruzione del T-Bar Row creo una mensolina per appoggiare lo speaker Bluetooth. E per posizionarci al di sopra anche i telecomandi dell'illuminazione e lo smartphone ottimizzo lo spazio inchiodando 2 pezzettini di legno sulla tavola. Infine, per scongiurare che il telecomando mi possa cadere, avvito un'ulteriore squadretta sul bordo.
Facce fuori sul muro e avvito. Come non mi piace l'idea di avere guanti e blocca dischi in giro per l'home gym, creo una seconda mensolina e la fisso al muro. Anche qui, per ottimizzare lo spazio, avvito ai lati della tavola due viti con gancio ad U, così che posso appendere i relativi blocca dischi. T-bar row è come il maiale, non si butta via niente. Infatti prendo il pezzo di legno che mi era avanzato dalla costruzione del T-bar row e decido di creare l'ultima mensola dell'home gym per appoggiare al di sopra un diffusore di oli essenziali. Siccome ho rotto il trapano, utilizzo in via provvisoria dei chiodini che si utilizzano per gli scaffali degli armadi. Io comunque vi consiglio di acquistare un diffusore perché aiuta ad attenuare sia l'odore dei tappeti gommati che quello del sudore. Se vi piace particolarmente il mio, vi lascio il link in descrizione. Per sentire mia l'home gym, non posso fare a meno di marchiarla. Per questo motivo commissiono un logo in vinile personalizzato, che vado ad applicare esattamente in corrispondenza del rack dei manubri. È un lavoro che richiede tanta calma e precisione, ma alla fine ne vale la pena. Qualora foste interessati a marchiare anche voi l'home gym, vi lascio il link in descrizione, scrivete pure al venditore per dimensioni e personalizzazioni. Una volta fatto aderire il vinile alla parete, non mi resta che togliere la plastica trasparente. Ed ecco il risultato finale. Sembra quasi dipinto. Notate anche il font della scritta che richiama un po' i manubri esagonali della Lacertosus. Per finire metto nella Craig's Gym alcuni accessori. Fisso un orologio che segna i secondi al di sopra della porta d'ingresso. L'orologio è davvero comodo per contare i tempi di recupero, soprattutto se mi alleno insieme a qualcun altro ed il timer è già in uso.
tutelare la mia privacy dagli sguardi indiscreti, posiziono due tende a rullo sulle finestre. Oltre a poterle tirare su completamente, posso scegliere se avere un oscuramento totale o parziale, semplicemente tirando la cordicella. Oscuramento parziale e oscuramento totale. E per il rack compro la sbarra per allenare tricipiti, bicipiti, trapezi, dorsali, la corda utile per tricipiti e bicipiti, la maniglia per tricipiti, bicipiti, spalle, rematore singolo e l'elastico che attacco direttamente al tubolare del rack, utile per il riscaldamento dei deltoidi. Può mancare il tappetino di gomma per lo stretching e gli esercizi a terra, come anche il rullo per strecciare schiena e polpacci. Siccome spesso fastidia la cervicale, acquisto un rullo automassaggiante e uno strumento di trazione da attaccare al rack. Trovate comunque tutte le video recensioni dei prodotti qui in descrizione. Per gli esercizi a terra riguardanti il petto acquisto anche queste push-up bars. Questi, come dicevo inizialmente, sono i manubri componibili che già possedevo. Fisso al muro un appendiabiti comprato da IKEA e posiziono gli accessori. Ah, e dimenticavo il bastone per picchiare, intendevo per lo stretching. Ed ora vi lascio alle immagini prima e dopo il makeover e alla clip finale. Iscrivetevi e lasciate like per supportarmi.